un round che inizia in questo istante, sì, infatti un rigonfiamento sopra l'occhio sinistro per Lenny Dawes, ripresa numero 9, la quart'ultima appena iniziata. È andato poco più di un minuto nel nuovo round, sta cercando insomma di reagire Lenny Dawes. Emma Di Rocco cerca di non dargli troppo spacco, si è rimesso subito in opera con il sinistro, tocca e poi esce subito molto via. Bene, sì. Molto bravo. Ancora aveva azzardato il sinistro dorso, è subito replicato con ora appoggiando il sinistro Di Rocco. Oggi Michele Di Rocco sta dando una lezione di pugilato al suo avversario. Che fa enorme fatica proprio a trovarlo, più che a trovare la misura dei colpi, è proprio il bersaglio che gli sparisce in dei momenti. Tiene davvero un altro ritmo, è in grado di tenere sul ring Michele Di Rocco rispetto alle gestirle, è chiaro che non ha nessun interesse a imporre ancora al match un ritmo frenetico di Rocco, che può, credo, assolutamente permettersi di provare a gestire queste due ultime riprese. Di Rocco, insomma, si comincia ad intravedere il traguardo del titolo continentale, ma mai mollare nella box, vietato distrarsi anche per un solo secondo che può risultare molto fatale. Concentrato quest'oggi Michele Di Rocco, insomma, non si sta facendo per nulla schiacciare, insomma, dalla tensione, dalla pressione. Poi vedi come è abile a livello difensivo, mette la spalla a sinistra, protezione del mento, e oscilla dalla cintura e manda a vuoto l'inglese, che essendo lento non trova il bersaglio per andare a segno. Ancora si rimette al lavoro con il diretto sinistro Di Rocco. Dawes si aggrappa per lunghi secondi prima, naturalmente, che intervenga l'arbitro a separare i due. Viene avanti col jump, cerca di farlo, ma Di Rocco era già molto lontano. Tocca esso, quello che deve fare. Sì, non corre poi, c'è qui rischi inutili, sta proprio facendo tutte le cose al meglio, tutto quello che deve fare in un match, insomma, dove c'è in palio una cintura importante come quella europea, prima chance europea in carriera sia per Di Rocco che per Dawes. Ultimi 40 secondi del match, assalti ormai disperati quelli di Lenny Dawes, c'è gente che esulta all'angolo di Michele Di Rocco. Termina in questo istante il match, alza le braccia Michele Di Rocco, sorride il suo clan. La nostra impressione, la nostra opinione è che Michele Di Rocco abbia fatto questa sera un grande match, direi pressoché impeccabile, e questo match dovrebbe averlo vinto anche 15 a 113. Judge Berajoki, 115-113. Giudice Vasquez Marcos, 116 a 112. Judge Vasquez Marcos, 116-112. Giudice Langos, 115 a 113. Judge Langos, 115-113. Vinto unanime questo incontro con decisione unanime, ed è nuovo campione d'Europa per la categoria pesi superleggeri.